Il notariato nei giorni scorsi ha lanciato il portale Avvisi Notarili, un portale di annunci immobiliari che è rivolto anche alle vendite di mobili fra privati. Oggi è davvero più sicuro, comperare con il bollino blu. Qual è la posizione della FIAEP in merito? Ma allora, noi siamo assolutamente favorevoli ai principi che sono alla base del progetto notarile, che sono principi orientati a favorire la legalità, la trasparenza, una preventiva e corretta informazione, il tutto a garanzia della sicurezza dell'operazione immobiliare. Quello che però non condividiamo, sono due messaggi che sono completamente distorti e fuorvianti, che sono inseriti, diciamo, in questo portale. In particolare, uno, specifica che le case, gli immobili, vengono direttamente verificati e certificati dal notaio. Questo non corrisponde al vero perché il notaio non visiona, non visita l'immobile che inserisce all'interno del portale, quindi non può verificare la congruità tra lo stato reale dei luoghi e le planimetrie catastali e la congruità tra lo stato reale dei luoghi e il progetto licenziato in comune. Parla inoltre nel portale di bollino blu, inteso anche come un'eventuale verifica dello stato edilizio urbanistico. Quello che noi anche qui contestiamo è che se si parla di circuito di sicurezza, di garanzia di sicurezza al cittadino, il cittadino deve essere informato se l'immobile è in regola o meno, non se è stato controllato o meno. Il secondo messaggio che contestiamo è il fatto che nel portale c'è scritto che da oggi, grazie al bollino blu notarile, gli immobili saranno più sicuri e quindi le compravendite, comprare e vendere casa, sarà più sicuro. Tradotto significa che sino ad oggi comprare e vendere casa con un agente immobiliare professionale era meno sicuro o comunque più rischioso. Associato anche alla comunicazione che diverso è il ruolo dell'agente immobiliare, del mediatore, che si limita a intervenire nell'ambito della trattativa e nell'accordo economico. Ecco, noi contestiamo fortemente questa affermazione perché non è così, cioè l'agente immobiliare professionale, come ben sappiamo, ha una responsabilità professionale precontrattuale molto evidente. Chiara, cioè non si può più limitare solo a mettere in contatto le parti e quindi a svolgere quella funzione di mediazione, seppur importante, ma è tenuto a verificare, a controllare, a raccogliere tutte quelle informazioni, non solo a lui note, cioè quelle conosciute, ma tutte quelle conoscibili con la diligenza qualificata del professionista. E quindi da qui la situazione edilizia urbanistica, catastale, di provenienza, condominiale, dichiarazione di conformità degli impianti, un servizio a 360 gradi che l'agente immobiliare professionale oggi è già in grado di offrire, anche attraverso la collaborazione sinergica con altri professionisti, tra cui tecnici e notai. Il messaggio che vogliamo lanciare chiaro è che nell'era dell'economia 4.0, quindi nell'era della rete e della condivisione, le professioni devono collaborare tra di loro e quindi deve esserci una collaborazione sinergica, appunto, tra le varie professionalità nel rispetto delle reciproche competenze dei rispettivi ambiti di operatività. Quindi continuerete a collaborare con il notariato in futuro? Ma assolutamente sì, noi abbiamo e riconosciamo un'importanza strategica e istituzionale al notariato. Quello che appunto contestiamo è che riteniamo che anche noi, categorie di agenti immobiliari professionali, meritiamo lo stesso rispetto dimostrato coi fatti, ovvero attraverso, come dicevo prima, segnali e messaggi inviati all'utenza, ai cittadini, che entrambe le figure professionali, ovvero sia gli agenti immobiliari nella fase precontrattuale che i notai nella fase successiva, siano entrambe figure professionali indispensabili e fondamentali nel delicato percorso della compravendita immobiliare, nell'esclusivo interesse e di tutela del cittadino.